Ho raccolto questi fiori che adesso puliremo e faremo della marmellata con questi fiori che non mi ricordo come si chiamano. Quindi si puliscono, sono anche le formiche, si puliscono. Si tolgono tutti i cuosi dalla pianta e vengono così. Poi si lavano e poi si aggiunge dello zucchero e viene dell'ottima marmellata. Allora, questi sono dei fiori, fiore di Salkin, che sarebbe dalla caccia in italiano. Ho detto giusto, Salkin? Salcom. Salkin. E si fa è marmellata, no? Sì, si fa Sì, un sciroppo e è uno poi sciroppo, poi marmellata, che è veramente buono. Noi l'abbiamo fatto altre sciroppo si volte. fa prima e quando è legato si mettono i fiori e si fa marmellata. Ok, adesso poi quando andiamo avanti facciamo vedere. Allora, iniziamo con mettere dentro nella pentola 2,5 litri di acqua, 2 kg di zucchero. E portiamo a bollore. Poi mettiamo 1,2 kg di fiori di acacia. Poi Ho messo limone mettiamo e vaniglia. quanto limone? Un Allora, un limone. Il succo anche limone, di il limone. succo di limone. Poi mettiamo un po' di essenza di vaniglia e un po' di essenza di limone. E poi portiamo a bollore, poi proseguiamo. Allora, abbiamo messo anche, a parte il succo del limone, abbiamo messo anche un limone a pezzettini. Poi si lavano e si mettono in un cannavaccio ad asciugare un po'. Cannavaccio, potete usare della carta assorbente, quello che volete. Dopo che sono stati lavati, si mettono in un cannavaccio e si asciugano. Mettiamo un altro cannavaccio asciutto sopra, piano piano tamponiamo e li asciughiamo. Ci va un po' di pazienza, però questo è il lavoro da fare. Intanto qui stiamo andando avanti con l'acqua, lo zucchero e lo riduciamo che deve diventare uno sciroppo. Poi aggiungeremo i fiori. Ed ecco la nostra cacia è pronta e adesso la mettiamo nei boccali, nei barattolini, così come questo. Quindi Chiudilo. chiudiamo. E boh, adesso li mettiamo tutti nei barattolini e li facciamo raffreddare con questa coperta sopra e praticamente abbiamo finito. Tra una settimana possiamo cominciare a mangiare questa marmellata di acacia. Ok, praticamente con 1 chilo di fiori di acacia sono venuti questi barattolini. Quindi ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tra grandi e piccoli. Ok.